Oh, quello che sentite in sottofondo è il pianoforte suonato dall'ospite che ci è venuto a trovare. Non necessita di molte presentazioni. Tra l'altro, per chi ha avuto la fortuna di vederlo nell'ultima puntata di X Factor, essendo lui uno dei componenti della prestigiosa giuria, ha visto che si è tolto una serie di soddisfazioni che hanno fatto discutere sulla RAI, sulla finzione, la realtà. Di certo c'è che è veramente qui Morgan! Però, cosa vuol dire però? Mi sveglio col piede sinistro, quello giusto. Forse già lo sai, che a volte la follia sembra l'unica via per la felicità. C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo, diceva sto meglio in un pozzo che su un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco, ed esco dopo i fiori piantati, quelli raccolti, quelli regalati, quelli appassiti. Ho deciso di perdermi nel mondo, anche se sprofondo. Lascio che le cose mi portino altrove, non importa dove. Io un tempo era semplice, ma ho sprecato tutta l'energia per il ritorno. Lascio le parole non dette, prendo tutta la cosmogonia e la butto via, ma mi ci butto anch'io. Ho deciso di perdermi nel mondo, anche applico alla vita i puntini di sospensione che nell'incosciente non c'è negazione. Un ultimo sguardo commosso all'arredamento, e chi si è visto si è visto. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Lascio che le cose mi portino altrove, altrove, altrove. Sento girare. Giro, giro tondo, cambia il mondo. Buonasera.
nuovo pubblico. Cioè. Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata. Potrebbe far male. Forse è una grave imprudenza e lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il talento che è sempre più spento. Non li avviate al bel canto, al teatro o alla danza. Ma se proprio volete, insegnategli il sogno di un'antica speranza. Morgan! Oh, 3:03, che abbiamo una situazione simile X Factor, non che loro siano dei giurati, anzi sono dei giornalisti che appunto mi aiutano a interloquire con gli ospiti, tutti, da Moretti delle Ferrovie a Formigoni, ma ci ha lasciato tempestivamente, non per colpa sua. Avete qualche, ma devono essere domande flash, qualche curiosità, tutti e tre? Sì, allora, Roncone del Corriere, domanda flash. Tanto, no, prima la domanda, i complimenti perché è bravissimo, si è esibito dal vivo e non è facile, bravo veramente, complimenti. Grazie. Qualche anno fa lei si giocò, se ricordo bene, vado a braccio, la partecipazione a Sanremo, sì, per aver detto una roba sulla cocaina che, come dire, almeno discutibile sembrò. Si è pentito o direbbe la stessa cosa? Ma bisogna ancora provare che quella cosa l'abbia detta io. E soprattutto il modo in cui è stato costruito tutto quella campagna, diciamo, che ha trasformato indiscutibile l'affermazione. Non mi interessa ritornare sull'argomento. È stato un modo sgradevole di inserirla, cioè di decontestualizzarla rispetto alla frase, rispetto al mio ragionamento, che non era assolutamente un'apologia della cocaina. Però a me rimane sempre il dubbio, cioè la volontà, cioè insomma la curiosità di capire come mai è stato costruito così questo servizio, come mai è stato pompato in quel modo e come mai proprio prima di Sanremo e come mai dopo tutta una serie di successi. E questo è interessante, però non ho risposta. Barbara Romano. Questa cosa che lei ha detto in X-Factor, che in realtà è tutto finto. Ma si sente, scusate? Non si sente. No, lo dico perché no, io sono anziano e quindi ho problemi di udito. Mi sente? Adesso mi sente. Adesso sì, vai. Dicevo, ho fatto scalpore questa cosa che lei ha detto X Factor, che in Rai è tutto finto, però lei ambisce ad andare a Sanremo, allora in Rai è tutto finto o no? Ma sapete che questa cosa mi fa molto ridere, innanzitutto perché X Factor è un programma televisivo. Io sono diciamo, addetto ai lavori del settore audio, però sempre di spettacolo si tratta. Stiamo facendo dello spettacolo, del teatro quindi. Non è che tutte le cose che vengono dette nell'ambito teatrale devono essere considerate delle opinioni, non lo so, da valutare seriamente fuori dal teatro. Cioè, non so come dire, la sceneggiata che ho fatto io va inclusa, va soprattutto incasellata lì dentro, in quella situazione teatrale, in quella situazione televisiva di spettacolo. Ma che questo venga preso così seriamente, e soprattutto non è stato capito che ero ironico. Se io contesto il televoto di quel momento, se io contesto il fatto che, diciamo, non sono contento che abbiano eliminato due miei concorrenti, evidentemente sono arrabbiato con quella situazione. Quando poi dico perché in Rai tutto era finto, qua invece tutto è vero. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Scanzi. Io ti farò una domanda
più artistica invece, perché sembra che ormai il Morgan artista interessi poco a molti, soprattutto in televisione. Piccolo riassunto, tu a fine anni 90 sei il leader di una band che ha fatto scrivere molto e molto bene, spesso i Blue Vertigo. Suoni nei dischi di Franco Battiato, mi ricordo con Malacca, Battiato dice cose straordinarie di te, come oggi le dice Ivano Fossati, per fare giusto due nomi. Intraprendi la carriera solista, primo disco, tutti ne parlano benissimo, Canzoni dell'appartamento, Vince il Tenco, Grande Morgan, ok. Negli anni successivi, opinione anche un po' da critico musicale, ti ho visto un po' smarrito. Alcune tue cover mi piacciono, altre no. A proposito, grazie per aver fatto Giorgio Gaber, perché è sempre bello risentirlo. Queste ti piacciono? Sì, ma non fino in fondo, devo risentire. Poi quando la risento te lo dico. La curiosità è questa, cioè negli ultimi anni tu sei diventato un personaggio televisivo e devo dire sei molto bravo come personaggio televisivo, scopri molto bene i talent, sei bravo. Non c'è però il rischio che un talento come te, ottimo bassista, discreto, anzi virtuoso pianista, sia ricordato ormai come una sorta di controcanto alternativo di Simona Ventura e del Morgan musicista? Arrivederci. Ma insomma, io ho molte vite, devo dire, ho fatto moltissimo. Pensa che negli anni... Scusi Morgan, lei quanti anni ha? Perché già me lo sono dimenticato. No, parecchi. Beh, sì. 39. Un ragazzo! Beh, insomma. Sì. No, ma io a 16 anni ho fatto il primo disco. Perché la mia effettiva vera essenza è quella del musicista. Continuo a esserlo, continuo a essere, diciamo, piuttosto... Invece, cioè, Non è vero che per molti non c'è più interesse nel Morgan musicista, soprattutto c'è presso di me l'interesse per il Morgan musicista. Non ho mai abbandonato lo studio della musica, lo studio. Io ancora oggi studio Bach, senti. Perché comunque... La musica mi interessa. Che la musica sia far dischi non è la verità, perché la musica è la musica, appunto. Quanti insegnanti di musica sono geniali, quanti professori del conservatorio non fanno dischi, eppure infondono la musica nel nostro paese. Io continuo a fare dischi e il mio più bel disco, tra l'altro, a mia detta, ma siccome li ho fatti io posso dirlo, è l'ultimo, quello che deve ancora uscire. E quindi prima di Natale uscirà un mio disco e vedrete che è abbastanza bello. Oh, invece questo da cui è stato tratto Gaber, cioè quello delle cover, che si intitola? Italian Songbook volume 2, e uscirà adesso. Perfetto, allora grazie a Morgan, ci tenevo ad averlo alla prima puntata perché volevo dare l'idea di un work in progress e direi che da questo punto di vista ci siamo riusciti benissimo. Dai virtuosismi improvvisati d'autore di Morgan alle improvvisazioni di un regista che ci viene a spiegare come si costruiscono le improvvisazioni davanti alla macchina da presa al cinema, ma poteva mancare un momento di indignazione anche in questo spazio domenicale qui accanto alla statua, diciamo così, di Mario Monti. Indovina che c'è in mano, poi prima o poi riusciremo, forse in questa puntata, se no gli internauti mi perdoneranno, lo faremo doviziosamente alla prossima, raccogliere le loro opinioni, subito dopo Giovanni Veronesi, ma intanto vediamo gli indignati di casa nostra, guardate.